Sì, questi costi del dispacciamento anomali sono dovuti, pare, a neanche a un errore, ma a una vera e propria speculazione da parte dei produttori. Allora, in questo contesto noi facciamo pagare non gli errori, che sarebbe già grave, ma le speculazioni dei produttori a tutti i cittadini, in un momento in cui, oltre alla deflazione che ho già citato generale, sono i dati Eurostat del 18 giugno, in presenza di una deflazione anche dei salari, sia del costo orario che cala dello 0,5% su base annua, sia del costo medio dei salari che cala dell'1,5%. Quindi siamo di fronte al classico scandalo all'italiana in cui i profitti vengono privatizzati, le perdite vengono spalmate in un momento di grave crisi e di tensione dei prezzi, di questa portata sui cittadini, sui meno abbienti, sulle aziende che avrebbero bisogno di stimoli invece per la ripresa. Se è sufficiente questa presa di coscienza da parte del governo e nel frattempo facciamo pagare non ai produttori ma agli utenti finali, i risultati di queste speculazioni, vedete un po' voi se vi sembra il modo corretto di procedere, di uno Stato di diritto che dovrebbe tutelare, la più vasta, platea di cittadini e di imprese. Grazie.